Allora, eccoci qua, un caro saluto a tutti, ben ritrovati con le nostre dirette. Chiedo cortesemente un feedback, se riuscite a sentirmi, e si parte con il nostro consuetissimo appuntamento. Allora, io purtroppo non riesco a sentire. Però adesso vediamo, dovrebbe essere tutto a posto. Allora, cari ragazzi, ben ritrovati. Allora, un secondo. Allora, dicevo, ben ritrovati a tutti quanti. Questa sera siamo con Mario Kart e le nuove piste. Ho trovato un sistema un po' particolare per riuscire a fare tutto questo ambaradà. Nella mia vita è sempre tutto un po' semplice, devo dire, tutto molto 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 semplice. Comunque chiedo se gentilmente qualcuno mi scrive se mi state sentendo, poi vi spiegherò il motivo di tutto sto casino. Perfetto, intanto grazie mille Luca che mi dà la conferma e sono riuscito a tirar su tutto questo in un modo un po' particolare. Allora, ragazzi, partiamo ufficialmente, siamo con Mario Kart, è uscito in realtà con un grandissimo ritardo perché il gioco doveva uscire alle 4, poi in realtà è andato per le lunghe e di conseguenza adesso vi faccio vedere quelle che sono le nuove piste. Allora, si sono sbloccati due nuovi tornei. Oh, vedete che ci sono una marea di tornei che si sbloccheranno entro l'anno prossimo addirittura, quindi c'è una roba lunghissima. Probabilmente un altro set di piste si sbloccherà nel corso di quest'anno, 99% sarà così, vedete che ne manca comunque una marea. E attualmente si sono sbloccati tardo pomeriggio Trofeo Rapa e Trofeo Elica, che adesso ovviamente ci andremo a giocare insieme. Allora, io direi, non mi ricordo se sono entrato nel 50, il 50 è abbastanza una rottura de palle, sinceramente. E quindi passiamo direttamente al 100 e lo andremo a provare. Ovviamente, se avete qualsiasi tipo di domanda, noi lo giochiamo. Ragazzi, unica grandissima considerazione che dobbiamo fare, ok, ricordiamocela, assolutamente fondamentale, è il fatto che, cioè, si arriva a prendersi le 3 stelle, cioè non esiste, visto che poi comunque sono una serata in compagnia di questi DLC qua, noi ci portiamo a casa solamente le 3 stelle, quindi se in una gara non portiamo a casa la vittoria, o comunque non riusciamo ad essere primi, ovviamente ce li dovremo per forza di cose rigiocare, ok? Unica considerazione, naturalmente, nonostante sia in una situazione assolutamente precaria, come un po' tutta la mia vita, devo dire, ma fatta questa considerazione un po' così, io riesco assolutamente a vedere perfettamente la chat. Intanto il simpatico amico lì ha utilizzato una scorciatoia che voglio andare assolutamente andare a vedere la prossima volta che passiamo. Non so se questa è una di quelle piste che in realtà non ha non si ripete perché magari è un pezzo unico. No, invece in questo caso, vedete, è un pezzo unico, quindi quella scorciatoia specifica ormai non la vediamo più perché ha preso già una direzione completamente diversa, quindi no, sto di una cazzata, no, allora, no, stavo di una cazzata, ovviamente questo poteva starci, invece no, è proprio completamente, era quel pezzettino qui, ovviamente dopo andiamo a vedere da dove sono state tratte queste piste, credo ci sia anche qualcosa di inedito, tendenzialmente però le piste sono prese assolutamente da altri Mario Kart. Non ci dovrebbe essere quasi nulla di totalmente
totalmente originale, ma forse in questa occasione almeno una pista dovrebbe esserlo. Però andiamo a vedere. Vedete che ci facciamo un giro a New York, ci sono sempre dei tratti nuovi che poi ci riportano in questo caso qui. Fine. Intanto abbiamo l'acqua di Leto che è un nuovo game surfer, quindi un nome curioso. Se hai voglia di saltare in chat, facci. Ma buonasera, cara acqua Leto. Fammi sapere se stai sentendo correttamente la mia voce. Ho dovuto attaccare il mio vecchio microfono, che comunque è sempre un gran microfono, però sono su un'altra configurazione. Adesso mi organizzerò un pochino meglio per le prossime volte. Però fammi sapere se comunque senti correttamente tutta la mia voce. Fammi sapere se ti piace Mario Kart o se è semplicemente un game surfer che ama, insomma, in generale i videogame, ma di Mario Kart magari giustamente non te ne frega più di tanto. Comunque, siamo qua per farci anche due chiacchiere, quindi caro Acqualeto, mi farai sapere. In teoria però vedo che il microfono dovrebbe essere corretto. Vedo solo i livelli perché purtroppo qua non ho l'audio mio, cioè non sentirei me che parlo, però mi sento io perché parlo e nel mio cervello riesco a sentirmi. Intanto, caro Accoleto, guarda, mi fermo anche per leggerti. La voce la sento bene. Mario Kart è rosico che fino a domenica non sono a casa per provare le piste nuove. Allora, caro Accoleto, poi se hai voglia, lo faccio per te, lo faccio per tutti. Poi magari facciamo anche per le prossime volte, perché non sarebbe male organizzarci per qualcosa adesso. Questa cosa non siamo riusciti a organizzarla bene, ma magari un'altra volta io vi condivido quello che è il mio codice amico e lo organizziamo un po' tra tutti quanti noi, voi che abbiamo Mario Kart, che abbiamo questo tipo di possibilità. Ricordo fondamentale anche il fatto che con aiuto l'acquisto di un 40 euro di pacchetto potete avere l'online per un anno più tutto il pacchetto delle piste di Mario Kart. Quindi è interessante come, secondo me, configurazione generale, tenendo conto naturalmente che magari per tanti di voi l'online può essere fondamentale anche per altri elementi. Ne cito uno su tutti, per quanto mi riguarda, Monster Hunter, che è assolutamente parte online è assolutamente fondamentale e quindi tanto andremo a vederle. Qui tra l'altro io non so se voi avete visto questa configurazione qua, ma questo Wario è potente. Questa combine di Wario è veramente potente. Chiedo scusa per le campane, ma adesso finiscono. Però è una bellissima combine. Anche se avrei preferito con Mario Kart 9 con più piste inedite, con noi finché il gioco vende, è normale lucrarci su. Perfettamente d'accordo con te, Acqualeto, assolutamente d'accordo con te. Penso però che Nintendo abbia due considerazioni da fare, lato online, lato Nintendo in generale. Punto primo, hanno detto, poi non so se è una fonte, ma pare una fonte abbastanza vicina alla realtà, che anche quest'anno non ci sarà una nuova Switch e che sia una Pro, inteso come evoluzione di questa attuale console, piuttosto che una Switch 2, cosa che ormai sono più propenso a pensare, una Switch 2 che magari avrà semplicemente l'hardware decuplicato, ma naturalmente che terrà in piedi tutto quello che è l'ambaradan dell'attuale generazione, perché sarebbe una follia buttare via tutto quello che è stato fatto. Fino al 2023, fino a marzo, esattamente marzo 2023, non lo potremo vedere a prescindere. Quindi, secondo me, non cambiando loro l'hardware, un nuovo Mario Kart, secondo me, potrebbe diventare molto, molto, non dico oneroso, però diciamo abbastanza inutile, nel senso che comunque questo Mario Kart, che comunque è uscito su Wii U, però comunque sfrutta per bene tutte quelle che sono
comunque una parte di hardware della Nintendo Switch. Quindi un Mario Kart 9, che peraltro ripeto, non è mai esistito un Mario Kart 9 per Switch, o un Mario ad hoc, se non appunto la derivazione di Wii U, però secondo me ormai non ha più senso farlo uscire. Sarebbe stato, come dici tu, molto bello, però sicuramente lo avremo, data soprattutto la potenza di Mario Kart su Switch, che sta appunto avendo, sicuramente avremo un capitolo inedito all'inizio di una nuova generazione di Nintendo Switch. Quindi vedremo, vedremo. Sono molto. Ovviamente la. No, che coglione che sono. Ovviamente sono super ciapato. Dovesse uscire una nuova console, la vado a prenotare. Cioè, tipo, prima di subito. Proprio prenotazione immediata. Proprio subitissimo. Però, vediamo. Anche perché per me, devo dire. Nintendo Switch sono le esclusive Nintendo, sono i bellissimi giochi Nintendo, ma grandemente per me è Monster Hunter per tonnellate e tonnellate di ore. Quindi questo per me è Nintendo Switch. Per me è stato Monster Hunter Ultimate, Generations Ultimate. E cose di questo tipo. Dice a Qualeto, il sogno sarebbe il track editor. Tra l'altro, oltre ad essere un'ottima idea, allora io lo dico molto sinceramente, ma per mia incompetenza con gli editor, nel senso che io sono uno pigro da questo punto di vista, non mi piacerebbe l'editor io perché non lo saprei sfruttare, perché non lo sfrutterei io, come non l'ho mai sfruttato in nessun gioco. Ma è ovvio che quello che tu dici, cioè, è una bomba esagerata. Punto primo perché non c'è mai stato in nessun Mario Kart. Punto secondo perché sarebbe veramente una figata dare una serie di elementi super fighi e condividerli con gli altri. Cioè, anche perché avrebbe una community infinita. Cioè, quindi sarebbe veramente la bomba a orologeria di un potenziale Mario Kart. Questo hai perfettamente ragione. Sono partiti gli add-on, mi sono perso un po' di discorso. A Qualeto. No, stavo dicendo, concordo con te sul fatto che sia una bomba esagerata. Il fatto che comunque, cioè, sarebbe davvero un'idea toppissima. Dicevo anche che io personalmente non sono avvezzo per il fatto che io sono pigro, non lo userei, ma ci sarebbe una community enorme che lo andrebbe a sfruttare, e sarebbe veramente, soprattutto perché le community sappiamo essere spesso quasi meglio dei produttori stessi. È ovvio che, cioè, un Mario Kart deve prevedere probabilmente un po' tanti elementi da poter essere poi sfruttati al meglio, eh? Cioè, non è proprio una banalità la possibilità comunque di costruire delle tracce, il che tra l'altro non sarebbe comunque, non toglierebbe nulla ai potenziali DLC che potrebbero essere in ottica sia di espansione track editor, più ovviamente tracce assolutamente inedite con varie cose. Quindi sì, sono assolutamente assolutamente d'accordo con te. Anche perché non è tra l'altro facilissimo inventarsi ogni volta cose nuove. Io ho uno dei giochi che aspetto di più e pare stia arrivando, che non c'entra con Mario Kart, ma ha un po' quest'idea di Mario Kart sfruttata parzialmente da questo Mario Kart specifico, un arrivo di un nuovo F-Zero. Io, cioè, proprio sono super mega fan di F-Zero, possiedo F-Zero. Quello per la Nintendo 64, che è secondo me uno. A parte che io, dunque, F-Zero ce l'ho. Quello dello SNES, assolutamente fantastico. Cioè, proprio come mi faceva cagarissimo Mario Kart per NES, cioè proprio ancora oggi ingiocabile. Invece, super fan di F-Zero.
F-Zero dello SNES, secondo me titolone esagerato, super del Nintendo 64. Ci sono stati tanti giochi finti 3D o 3D che erano veramente orripilanti. F-Zero invece è sempre perfetto anche lì, e la super versione per GameCube che ho ovviamente, cioè, adorato oltre ogni limite. E un pochino, ecco, Qualeto dice mai giocati ma conosco di fama. Sì, è un giocone, soprattutto perché se ti piace Mario Kart, pur non essendo ovviamente, cioè c'entrando poco come logica, però questa logica del volo, questa logica della gravità fatta in un certo modo è comunque interessante. E comunque parlando abbiamo portato a casa la vittoria. Poi andremo magari a farci anche giochi finiti 3D ma fatti malissimo. Ma parla del nuovo Pokémon. Parliamo del nuovo Pokémon. Allora, presentato, diciamo, nuovo Pokémon che noi ovviamente giocheremo assolutamente. Spero anche lato redazionale mi verrà consegnato il codice redazionale del nuovo Pokémon. Io devo dire, super fan dell'ultimo, non so se ti è capitato di giocarlo, Arceus. L'ho adorato, più che altro perché Arceus ha svecchiato praticamente tutte le meccaniche di Pokémon, quindi vedremo se andranno ad essere sfruttate nel nuovo gioco. L'unica cosa, l'unico difetto che io sinceramente ho, non mi è piaciuto assolutamente di Arceus, è l'endgame, cosa che l'endgame secondo me è molto importante lato Pokémon. Arceus non ce l'ha. E cioè praticamente diciamo la fine di Arceus è vabbè, vatti a collezionare i Pokémon, non rompere le palle. Questa cosa vabbè, ci può stare perché comunque tutto il resto è assolutamente perfetto, però insomma non mi ha fatto impazzire. Cosa che invece il nuovo bis di titoli Scarlatto qua e Violetto dovrebbero avere ovviamente lato competitivo e tutta una serie di titoli che dovrebbe essere comunque interessante. Avrà sicuramente i suoi DLC tipo Spada e Scudo, cose di questo tipo. Quindi sono ben carico. Innanzitutto, graficamente non mi dispiace. La cosa, però, di cui ovviamente tutti quanti, immagino anche tu, vorrai dirmi quello, e te la dico anch'io, così ci togliamo subito il dente, vedere il Pokémon con la ruota che va e corre con le gambe non si può vedere, cioè proprio è veramente inguardabile. Io comprerei, adesso non so che codice ci verrà dato in redazione, poi ripeto, non so se lo farò io. Allora, se non mi verrà dato la versione redazionale di cui non possiamo scegliere espressamente il codice, ma semplicemente ci pigliamo quello che ci viene dato, vi dico, vabbè, farò quello che mi daranno e amen. Se me lo devo scegliere io scelgo assolutamente quello con quello che se ne va in giro lato moto, perché non si può vedere veramente, non si può vedere quello con la ruota, ma che però corre con le gambe, cioè proprio inguardabile. Però a parte questo ci dovrebbero essere comunque adesso, a parte gli scherzi, delle nuove meccaniche comunque interessanti. Ci sono i raid, tornano i raid di Spada e Scudo, tutta una serie di cose che, voglio dire, tanta roba, cioè porta un titolo ormai a dei livelli sempre più alti. Molti dicono Pokémon è sempre quella roba, probabilmente lo dice chi non gioca Pokémon, però è anche molto importante dire che c'è comunque una piccola rivoluzione in una generazione di Pokémon, spesso vuol dire cioè cambiare tutta una serie di meccaniche anche per i titoli successivi. Io una cosa che vorrei tantissimo da Nintendo, che sia titolo principe o magari uno di quelli all'Arceus che si possono permettere comunque
versioni parallele, una cosa proprio a cui terrei tantissimo, è un po' più di fusione tra la versione Go e la versione, la controparte digitale, un po' come è successo con la versione di Eevee e Pikachu, dove una limitatissima versione aveva una congiunzione con Go, però mi piacerebbe un nuovo Go, sinceramente, un Go da giocarsi, quindi uno che non ha Go se lo può giocare per i fatti suoi, però essendo gratuito Go ed essendo il fatto che penso esista qualcuno che non abbia un cellulare, poterseli fondere un po' tra i Pokémon. Come scelta, che peraltro può essere anche assolutamente da non sfruttare, secondo me sarebbe veramente il top. Ma Nintendo non so perché non mi vuole ascoltare su questo profilo. So che è scritto, guarda, ti metto anche in pausa e leggo. A me ha fatto super ridere, secondo me ha anche senso che corra nonostante le ruote. Essendo il leggendario del passato, non utilizza la tecnologia delle ruote, magari solo una strana criniera e non veramente ruote, come nella controparte di Violetto. Allora, il ragionamento ci può stare, peraltro ci può stare qualsiasi cosa, è proprio il concetto di vedere. Allora, se tu mi fai vedere il Pokémon con la rotellina, lui usa la rotellina e quindi ce l'ha. Vedere quello che usa la rotellina e muove le gambe, cioè tra l'altro sembra quasi una cosa fastidiosa, cioè un po' come, che ne so, avere un Mega Galattico Scroto che però ti saltella tra le gambe mentre corri, che è una cosa. Al di là dell'estetica, c'è cioè anche molto fastidiosa quando ti muovi, però vabbè, detto fatta battuta a parte, immagino che naturalmente Nintendo si sia fatta delle domande e ce lo terremo così. È la meccanica che non capisco perché sia così odiata. No, non è, per quanto mi riguarda, la prima cosa che ho visto, cioè più che odiata da me, è proprio il fastidio, cioè proprio un fastidio estetico. E probabilmente un po' tutti abbiamo provato questo fastidio contemporaneamente, però vabbè, come giustamente dici tu, cioè, anche sti cazzi, cioè, voglio dire, io giocherò al Pokémon che mi verrà dato, gambe o no. Sicuramente sfrutterà come in Arceus, come in altre versioni di Pokémon, secondo me tutta una serie di evoluzioni per potersi muovere all'interno del mondo più velocemente, quindi che ne so, prima si muoverà a una certa velocità, poi sempre più veloce, poi ci sarà la possibilità di arrampicarsi, come peraltro comodissimamente avveniva in Arceus, per un mondo sempre più ampio. E la grafica, devo dire che tanto odiata da tutti, da tanti, sotto questo profilo, secondo me è una grafica che ci sta. Adesso finalmente stanno riportando un po' di logica all'interno di questo mondo qua. Ripeto, vi risparmio sicuramente il 50, non ve lo faccio vedere anche quello perché sennò veramente vi rompo tantissimo le palle, ma magari andremo a giocarci qualcosa nell'online, non mi dispiacerebbe. Dopo. So che hai scritto, eh. Bella questa. Ma questa però. Sbaglio, c'era anche nel Mario. Questa me la potevo evitare, tra l'altro. Allora, graficamente la cristallizzazione mi ricorda alcuni nemici di Paper Mario recenti. Buona, carina, anche acuta come osservazione, ci può stare. Le versioni più forti dei nemici sono folli e sono graficamente uguali. Era di Wii, tu dici? Questa pista era di Wii. Ma sei sicuro che non ci fosse? Allora, io tra l'altro il capitolo per Wii ce l'ho, ma penso anche di averlo molto poco usato, confesso.
No, sai cosa penso invece che ci sia stato? Penso che ci sia stato anche in Mario Kart 7, o dico una cazzata. Io me lo ricordo in Mario Kart 7, quello l'ho giocato, quello per il 3DS l'ho giocato veramente tanto, non un gran Mario Kart, ma sicuramente fatto bene, divertente. Probabilmente bisogna prendere, vedete che lui fa tutte queste animazioni perché fa lo sprint nel momento in cui io... premo il tasto per il salto, che poi mi permette ovviamente anche di driftare. E lui facendo questa cosa accelera leggermente. Perfetto. Aver buttato via la banana è una grandissima cazzata, perché se arrivava un guscio, non blu ma rosso. Sempre bello, Mario Kart è sempre bello, è un po' come il treno per Renato Pozzetto, eh? È sempre bello. Ok, ne manca una. Tra l'altro confesso anche che non ho portato a casa l'unica parte di carte che richiedeva, se non sbaglio, qualcosa come 10.000 monete, una roba del genere, non so neanche quante sono, quindi ogni volta che mi fanno giocare, ogni volta che c'è qualcosa che mi costringe a giocare Mario Kart, mi piace di più anche per questo. Bella questa pista, cazzarola. Ah, tra l'altro, se tenete lo sprint vicino agli oggetti, tipo la ringhiera, la potete caricare. Confesso, ragazzi, che non ho più pallida idea di dove stia andando, eh. E non è proprio chiarissimo. Adesso arriva un guscio rosso. Ok, cioè proprio sto scoprendo con voi questo tipo di pista, non l'ho mai vista, mai fatta, giustamente finisco anche giù. Bella. Ah beh, perché sono con la versione piccola e lenta, quindi questa, tra l'altro, ragazzi, se non dico una cazzata e non penso di dirla, è la prima pista che ha la levitazione e il volo tra le piste nuove, perché tutte le piste di Mario Kart, quelle diciamo del DLC, hanno il volo ma nessuna la levitazione. Questa invece ha pure quella. Non voglio immaginare questa pista nella versione da 200 cc. A parte il fatto che la 200 cc secondo me è il male assoluto, ma... Ah sì, nessuno alla caccia anch'io. Sì, mi manca soltanto quello dei pezzi del cartoro. Ovviamente quella è tostissimo, tutto il resto ce l'ho, quindi non mi manca proprio null'altro se non quello. Vedete che quando passate in mezzo alla ringhiera, ecco, ma non voglio immaginare con le altre velocità adesso. Soprattutto il 200, cioè una roba allucinante. Andiamo a tutto sprint e l'abbiamo portata a casa. L'abbiamo portata a casa, ragazzi. Portata a casa con le 3 stelle anche per il 100. Ripeto, non andremo a farci il 50. Vediamo o di farci
Il 150, potremmo anche provarcelo il 200, a parte che vabbè ci sono poi quelli mirror eccetera, però per evitare di fare le stesse cose 1000 volte, adesso intanto vi ho dato una panoramica di tutte le piste finite, diciamo, quindi tutto il DLC in 30 minuti, tra l'altro è da sempre 15 minuti la durata di una gara di Mario Kart completa, che non potete interrompere tra l'altro. Guardate, spacchiamo veramente il minuto. Allora, proviamo la modalità online. Andiamo a vedere. Però ovviamente sarà generico l'online, quindi andiamo sul mondiale, corsa. Io vado su questo, adesso andremo a vedere. Andiamo a vedere, la banda ce l'abbiamo pienissimo, quindi internet, a parte che internet non ho mai problemi, però le volte rarissime di cui ho problemi io sono solo con le dirette. Eccolo qua, Mute City, così votiamo per F0, così l'abbiamo citato prima. Vediamo cosa vince. Vince Mute City. Siamo, cioè, unico italiano. Tra l'altro il mio punteggio è veramente un punteggione, ma io non gioco mai in online, confesso. Adesso vediamo un po' come va. Perfetto. Naturalmente immagino siano tutti super esperti di questa pista, io sinceramente non sono soltanto undicesimo tra l'altro. Perfetto. Non faremo più l'online, no, anche perché tra l'altro io sono con una lieve differita rispetto a quanto si possa vedere, quindi pago anche questo prezzo. Bombazza proprio, eh. Eccolo lì, cioè, ero arrivato quinto, ma non me l'hanno sicuramente voluto mandare a dire che non era quella la mia posizione. Abbiamo Mario Gauche, Mario Gauche o Gauche, che è un nuovo game surfer. Benvenuto, carissimo. Siamo qua a fare questo umiliantissimo online. Se hai voglia di fare un salto, hai già fatto un salto, ma che bello! Quanto è bello quando venite in chat a trovarci. Quindi, un carissimo saluto anche a te. Dopo, caro Mario, torniamo a giocare DLC. Se avrai voglia di rivederti questa live, li abbiamo già giocati tutti e tutte le piste, ce le siamo già portate a casa. Sono arrivato decimo, poteva finire peggio, nel senso che poteva piovere probabilmente. Invece, adesso qua chiudiamo questa triste parentesi multiplayer. Sì, lasciamo il torneo
a chi è più capace e a questo punto io direi passiamo a 150. Questa combinazione che mi piace. Tanto caro Mario, facci sapere se anche tu come acqua cioè, stai aspettando la possibilità di giocartelo, magari sei in vacanza e dici chissà com'è e aspetto il ritorno a casa per potermelo godere, ma intanto andiamo a capire com'è il gioco, intanto mi farai sapere cosa ne pensi e nel frattempo, perché sto facendo questo? Perché ho fatto il 100, che scemo. 150 volevo fare. Quindi 150 e ovviamente si parte dal trofeo Rapa. Ovviamente non è facile come quello col 100, praticamente il 100 ce lo siamo bevuti. Il 50, ripeto, non, come ho già detto più volte, non lo faremo. Il 150 ovviamente è un po' più tostariello. Abbiamo capito anche che questo personaggio ce la fa alla grande, una bellissima combinazione. Io lo uso come perfetta combinazione generica, perché a un certo punto è davvero inarrestabile. E come sapete, l'unica regola è che si deve arrivare primi. Quindi ecco, con il 150 già non sono più convinto della mia scelta. Ecco che avrei dovuto andare a sinistra, che c'era. Ecco, no, non sono più convintissimissimo della mia combine. Andiamo a capire se sto prendendo. No, maledetto bastardo. Giustamente colpisci me perché sono soltanto quinto. Pessima performance. Performance. Possiamo ovviamente recuperare, ma non ci siamo. Non ci siamo addirittura a terzo. E zero. No, no, abbandoniamo immediatamente questo tipo di gara. Non mi piace, quindi non saremmo arrivati primi, quindi ovviamente dobbiamo rifarlo. Allora, visto che tanto ormai quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi proviamo a vedere invece se nel trofeo Elica siamo più fortunati. Ragazzi, nel frattempo siamo a 2020, cioè siamo nel 2020 anche come follower. Arriviamo almeno a 2022, giusto per dire, abbiamo un numero di follower pari all'anno corrente. Sono soltanto due. È un lavorone, si può fare. Si può fare. Mi stanno già dando da faticare. E mori. E mori male. Mi raccomando sempre di prendersi, se potete, ovviamente il viola di
del boost. Senza fare ste cazzate però. Bella lì. Sono un fan delle moto, devo dire, mi piace tantissimo come introduzione quella delle moto, e per me il top è Daisy in moto, cioè proprio quella per me è, cioè o il, parlo dal punto di vista estetico ovviamente, non dal punto di vista delle performance. Per me il top, vediamo se riesco a contrastarlo o no. Il top dal punto di vista estetico è Daisy Moto, no, figlio di una baldracca di merda, e Mario sul suo kart classico. Spero che quei due si massacrino tra di loro. Recupera la testa della corsa, tra l'altro abbiamo anche la possibilità di contrastare qualsiasi cosa. Se siamo bravi, dobbiamo essere bravi però. Cioè anche il guscio blu lo possiamo contrastare, ma abbiamo davvero pochi secondi. Lo portiamo a casa in scivolata, cioè super drift, 10 monete. E prima posizione, come è giusto che sia, come dei grandissimi campioni. Adesso questa magari facciamo cagare. Allora, caro Mario, non hai voglia di dirci due cose? Scrivicele pure, eh. Ragazzi, tra l'altro vi ricordo, se avete Amazon Prime, avete anche gli abbonamenti gratuiti, quindi ovviamente voi li dedicate ai canali che preferite, però insomma sappiate che se ce li vorrete dedicare, quelli gratuiti, intanto voglio dire, noi apprezziamo tantissimo la vostra. Il vostro calore e il vostro affetto, ma voi sapete che io già adoro quando mi entrate in chat e mi fate un saluto. Io sono già al settimo cielo. Quindi va benissimo anche così. Allora, intanto vediamo di portarci a casa. Ok, ma caro Snake Kratos, tu sei come Gandalf, non arrivi mai in ritardo, arrivi sempre nel momento in cui devi arrivare. Quindi fai sempre bene a fare un salto, a venirmi a trovare. E ben ritrovato. Quindi ciao caro. Ciao ciao ciao. Oggi siamo, come vedi, impegnati in una complicatissima gara in cui non so, l'esito è piuttosto incerto. C'è ancora una banana che balla. Vediamo se riusciamo portarsi a casa. Abbiamo già le 10 monete addosso, quindi siamo anche alla massima velocità e portiamo a casa questa vittoria. Portiamo a casa la vittoria con le 10 monete, seconda vittoria a casa, primo, e Waluigi può andare a ridere in faccia ai suoi maledetti avversari. E siamo al colafan. Mostra che non ho premuto nella tempistica perfetta, tra l'altro.
Pagherò caro questo errore. Ciao, no, di Dio. Così caro no, ma però. No! A proposito di puntualità, la scorsa volta è interessato. Ah, bravo! Assolutamente sì, caro Snake Kratos. Bravo, dimmi. Questa sta diventando una puntata tipo soap opera, però sono assolutamente desideroso di sapere. Quindi scrivimi pure, che tanto come vedi leggo, o nel caso interrompo anche per leggere. Quindi leggo proprio in tempo reale. Quindi dimmi in cosa. Allora, riepilogando, se ho capito bene, se ricordo bene quello che tu mi stavi dicendo ieri. Tu ieri hai detto che io avrei detto una cosa che sicuramente sarà sbagliata, non lo so, su Oblivion della versione PC. Se ho fatto un riepilogo corretto, e avrei detto una cosa sbagliata, giusto? Se non ricordo male. Quindi tu adesso mi darai la correction, la color correction della cosa. Qui tra l'altro ricordiamo che il nostro amico Snake, anche un esperto di Elder Scrolls, di cui, come ho detto a lui, mi auguro tantissimo di potervi fare uno streaming di uno Skyblivion o di uno Sky, come cavolo si chiama? Sky, cioè quell'altro, di cui non mi ricordo il nome, Morrowind, Skywind. Perché sono due progetti attivi fantastici, col motore di Oblivion, col motore, scusate, di aiuto, porca di quella bacca bastarda. No, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Dobbiamo abbandonare, ragazzi. Dobbiamo abbandonare, non possiamo ovviamente farci la gara così. Però tra l'altro, attenzione, cioè ho pronto il testo, cioè quindi ti eri pronto, cioè tipo messo su un documento di Word, tipo copia e incolla, tutto un discorso, quindi sono ancora più. Mi metti sul banco dei testimoni, no, sul banco dell'accusa. Dobbiamo rifarcelo, ragazzi. Tanto questa sera era assolutamente una serata incentrata sul DLC, quindi voi dovete pippare così. Allora, dicevamo, se era meglio Oblivion per Xbox 360 o PC. Io avevo risposto PC. Ma solo se ottimizzato al meglio, che richiede un PC adatto, il gioco e DLC comprati in scatola, dato che sono stati localizzati in Nether. Per affermare questo, ho Oblivion edizione quinta e Oblivion per PC comprato, come ho detto. Ho fatto così per togliermi i dubbi, ho trovato informazioni online, purtroppo non sono molto chiare. No, vabbè, a parte che sono partito malissimo. No, ma io in realtà forse non ci siamo allora proprio capiti, perché cioè, Oblivion lato. Io ho sempre detto, la versione 360, tutte le versioni 360 dei giochi usciti, ma questo vale anche per il primo Morrowind sulla prima Xbox, io ho sempre detto che la versione 360 fa cagare, quindi mi stai confermando anche tu che la versione PC è proprio un altro livello, ma a parte che è normale che sia così, ma stai semplicemente confermando quello che già appunto avevo detto io, quindi siamo assolutamente d'accordo. Nel leggere, tra l'altro, sto anche. Sto anche facendo delle cazzate. Non buttate mai via nulla, ragazzi, quando voi fate quando fate e rifate le gare, dove comunque le avete almeno concluse e vi state portando a casa comunque delle monete, quelle monete comunque non le avete perse. Quindi va bene anche nella logica del conteggio. È ovvio che il conteggio del kart d'oro, cioè sono 10.000 monete, ragazzi, cioè proprio una follia proprio.
che bastardo. Mi supera con arroganza, mi lancia anche il guscio rosso. Adesso butto giù. C'è da dire che lato proprio di Elder Scrolls in generale, bisogna a volte azzeccare delle formule, nel senso che la formula di Skyrim ha di fatto unito praticamente tutti i giocatori di un po' tutto il mondo, una cosa che semplicemente è una continuazione di quella che è... classicissimo Oblivion, un classicissimo Morrowind, nulla di rivoluzionario, anzi tanti estimatori, io devo dire non li ho giocati così tanto quelli precedenti, quindi a differenza di Snake non sono assolutamente esperto, però devo dire ha unito tutti quanti, cioè io ho tante persone che conosco, tra l'altro anche persone che non amano i videogame in generale, che dicono, cazzo, è venuto presto. Infatti, bastardi. Che dicono, cioè, Skyrim, l'ho giocato, alcuni addirittura l'hanno giocato tutto, cioè, situazioni comunque, cioè, pazzesche, interessanti, cioè, spostano la logica del metagioco, cioè del gioco, che diventa una realtà alternativa, cioè una cosa che a me comunque in generale piace tantissimo, cioè le persone che vanno, entrano in quel mondo amano vivere comunque una sorta di realtà alternativa in cui crogiolarsi. Per me quello vuol dire metagioco, quello vuol dire proprio giocare, cioè il concetto proprio stesso di giocare per me vuol dire quello. I giochi, infatti, che io amo di più sono proprio quelli in cui non ci faccio la partitella e poi spariscono, ma hanno un mood particolarissimo. Ecco perché a me piacciono i Souls, ecco perché a me piacciono i Monster Hunter, ecco perché mi piace Skyrim, mi piace quel genere di... quel genere di gameplay. Cioè sono tra l'altro con zero monete, quindi sono anche sicuramente il più lento. Spero che non facciano la scelta. Esplosione per noi, grande possibilità di una rimonta. Grandissima possibilità di una rimonta. E via! No, bastardo, questo adesso se la gioca su di me. Figlio di una mignotta. No, no. Ah, ok. No, non ci credo. Non ci credo, bastardi. Niente, non ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro, peggio che andare di notte già sulla seconda. Non ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti. Allora, ragazzi, libero il campo da... Allora, mi manca solo l'Anthology per vedere se Oblivion in quell'Anthology è la versione scaricabile per Steam con tutti i DLC. Anche l'ultimo mancato è solo per caricare online Fighter Stronghold, ma che è solo in inglese. Oppure, se non avessero tradotto letteralmente in italiano, probabilmente non è migliore. Io prima non l'avrò risolta del tutto. Ah, ok. Io ti confermo. Allora, Oblivion, se non ricordo male, l'hanno regalato recentemente. Adesso non ti voglio dire in che versione, perché non me lo ricordo proprio. Però secondo me Oblivion l'hanno proprio regalato
recentemente, la versione più completa di tutte. Ovviamente è un gran bel gioco. Va bene, allora io come sempre vi devo non solo ringraziare, ma soprattutto abbiamo nuovi iscritti, quindi festeggiamo con Acqualeto che c'è stato con noi, non so se c'è ancora, ma comunque è stato con noi gran parte della serata, quindi lo ringrazio per l'iscrizione e soprattutto per essere qua, stato qua con noi. Ringrazio Mario Gauche, se è la giusta la traduzione, o Gauche, non lo so, di questo nuovo utente, che io ringrazio di essere stato qua con noi. Ringrazio anche tantissimo Snake Kratos, che comunque è arrivato in scivolata, ma noi lo apprezziamo comunque sempre quando viene in chat, e quindi è sempre top. Quindi Snake Kratos, fantastico. Non abbiamo Giasone questa sera, come di consueto, però giustamente avrà avuto i cazzi suoi. Questo, ragazzi, è il DLC di Mario Kart. Sono altre 8 piste per tutte le modalità, naturalmente per la modalità Mirror 50, 100, 150, 200 le potete usare in multiplayer, potete farci tutto quello che ne avete voglia. Ricordo tra l'altro che se doveste incontrare i DLC all'interno del multiplayer, anche giocatori che non hanno i DLC potranno comunque votare e scegliere anche questo tipo di gare. Questo è una considerazione generale, perché credo più che altro che tutti i giochi siano la stessa cosa di Mario Kart, ma semplicemente non sono attive su quella parte utente, quindi lo fanno anche con questa logica che da un certo punto di vista ci sta. Io, ragazzi, vi ringrazio, vi auguro un buonissimo weekend. No, un cazzo, perché oggi è il 4, non so neanche che giorno sia. No, oggi è giovedì. Quindi domani è venerdì, giusto? Sì, quindi vi auguro un buon weekend, ma non è escluso che invece domani non facciamo lo stesso qualcosa, anche perché oggi che è giovedì, giusto? Sto recuperandomi un attimo il senno, avremmo dovuto farvi vedere la versione VR di un gioco, che altro è Walking Dead, che è veramente tantissima, tantissima roba. Bene. Io, ragazzi, vi auguro una buona serata. Come sempre, continuate a seguire Gamesurf TV, ma anche e soprattutto Gamesurf.it, fondamentale. Vi auguro una buona serata, alla prossima e ciao!